Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto Guido. Ringrazio Guido che mi ha agevolato molto il lavoro della mia presentazione, in quanto ha presentato già tutte le normative e tutte le regole che condizionano. Emilio, ok, che condizionano la progettazione di interfaccia. Io nel mio intervento vorrei partire da una parte completamente diversa, che è per un momento, anche se poi bisogna arrivarci alle normative, far finta che le normative non esistano e pensare a delle normative che sono i processi cognitivi che l'essere umano deve seguire per interfacciarsi con qualsiasi macchina e con qualsiasi oggetto. L'intervento quindi che abbiamo predisposto è dallo smartphone ai comandi, perché parlando di ergonomia abbiamo un tema fondamentale che dobbiamo capire quando nasce l'ergonomia che studia le interfacce uomo-macchina. E l'ergonomia che studia le interfacce uomo-macchina nasce durante la guerra, quando praticamente c'erano un po' di piloti, soprattutto dell'Inghilterra, che precipitavano troppi aerei, e allora hanno iniziato a studiare come i piloti guidavano sotto stress i propri aerei per cercare di risolvere il problema, cioè di far cadere meno aerei. Sappiamo già che più di un secolo fa la complessità dell'interfaccia era quella. Immaginate poi che siete in un abitacolo, che state volando e dove qualcuno vi sta sparando dietro. Logicamente lo stress correlato è altissimo. C'è però un altro oggetto che, a mio modo di vedere, stressava parecchio. Chi di voi si ricorda il vecchio videoregistratore? Tutti noi ergonomi sappiamo che era quasi impossibile progettare un videoregistratore easy to use, e era impossibile sviluppare un prodotto che non obbligasse ognuno di noi a leggere un libretto di istruzioni. Oggi vediamo che la tecnologia ci ha consentito di fare dei passi avanti e a fianco al videoregistratore abbiamo messo Netflix. Indicativamente, se per utilizzare un videoregistratore 20 anni fa serviva una settimana di apprendimento minimo, oggi in 7 minuti siamo in grado di entrare su una piattaforma e usufruire di un contenuto multimediale. Parlando di interfacce industriali, abbiamo invece un discorso che a distanza di 20 anni, come potete vedere, sono cambiate, ma neanche più di tanto. Cos'è che è cambiato in realtà? È cambiato il fatto che dentro ci sono, come diceva prima, molte, molte più informazioni e che queste informazioni vanno gestite, aumentano il carico cognitivo sull'utente e il rischio di errore non è altro che più alto, perché aumentando le informazioni, il processore che ognuno di noi ha nella testa, che si chiama cervello, deve usare più memoria RAM, e quindi praticamente, che nel nostro caso sono le connessioni che ci sono tra una sinapsi e l'altra, e quindi alla fine abbiamo un carico e lo stress. Se però prendiamo queste interfacce, vediamo che oggi con lo smartphone cosa è cambiato? Che a sinistra abbiamo un'interfaccia domestica, quindi un'interfaccia, un'app che si usa per impostare una caldaia, e a destra abbiamo un'interfaccia per utilizzare una macchina industriale. In questo caso il device rende tutto più democratico, nel senso che alla fine, siccome l'interfaccia è quella, siamo obbligati a sviluppare delle cose in un modo analogo. Però questa, che sembrerebbe da un lato un problema, diventa una grande opportunità. E la grande opportunità è che siamo davanti a una rivoluzione, perché la rivoluzione è quella di riuscire a fare delle interfacce industriali che prendano spunto dalle interfacce domestiche, dalle interfacce consumer. Anche perché è molto difficile pensare che ci sia una persona che nella sua vita utilizzi solo interfacce industriali, perché ognuno di noi è un professionista, ma prima di tutto, per la società in cui viviamo, è un consumatore. Ci allevano come consumatori, moriremo da consumatori, quindi a sto punto usiamo il modello di business e il modello mentale del consumatore. Partendo da questo punto di vista, addirittura oggi, questo è il primo quarter di quest'anno,
il mercato dei cellulari sta ancora crescendo e ognuno di noi non ha più solo un cellulare, ne ha più di uno, perché può essere che a seconda delle app che abbiamo da utilizzare abbiamo bisogno di diversi sistemi operativi e quindi a volte, non so se a voi è già capitato, vuoi usare un'app ma non è stata fatta per Android o non è stata fatta per iOS e o usi l'app o ti compri un cellulare che ti permette di usare l'app. Ad esempio, l'app che è nata quest'anno, l'app più veloce del mondo, che è quella dove potevi Clubhouse, dove praticamente ti potevi iscrivere, potevi parlare, e che è l'app che è durata praticamente proprio una metà, 6 mesi, è arrivata e poi è sparita. Questo è un modo diverso di vedere le interfacce, è come le vediamo noi designer, noi che dobbiamo progettarle. Dietro ogni cosa che noi vediamo bella colorata, che si muove, che gira, che si accende, che diventa più rossa, che diventa più verde, più bianca, prima di tutto c'è da considerare che c'è un'architettura dell'informazione, cioè un modello di come le informazioni vengono organizzate tra di loro. A sinistra abbiamo un'interfaccia industriale e a destra abbiamo l'interfaccia della Apple e l'interfaccia del Google. Secondo voi qual è più semplice da usare? Allora, la risposta è che è una guerra impari, è come sparare sulla Croce Rossa. Quindi, partendo da questo divario, la strada da fare è logicamente che chi sta a sinistra dovrà andare verso destra, non il contrario. Per far questo bisogna fare una serie di cose, tra cui ormai progettare interfacce non puoi più essere solo quello che progetta l'interfaccia, perché l'interfaccia va in un prodotto, devi sapere progettare il prodotto, l'interfaccia va, abbiamo visto, in un task, in un processo, quindi bisogna sapere anche leggere i processi, va in un sistema, ma soprattutto, c'è un brand, perché ogni macchina poi è fatta da un'azienda. E oggi, se un'interfaccia non è usabile, vuol dire che l'azienda non è usabile. Quindi, da un certo punto di vista, è importante, visto che prima hai detto che c'è un po' di reticenza, dopo vedremo un caso studio, quando vedremo aziende che hanno raddoppiato il fatturato perché hanno messo praticamente e hanno iniziato a investire in questa logica, il ritorno dell'investimento sicuramente c'è. Sicuramente non devo pensare che faccio un'interfaccia e la faccio così perché così nessuno si fa male, perché quello è un modello che non è vincente, è un modello che vede tutto come un costo. Invece se lo faccio in un'altra logica vedo tutto come un vantaggio e allora inizio a avere anche dei ragionamenti. Poi questa la lasciamo, ma sono mille modi che ci sono per progettare. A livello ergonomico quello che a noi interessa è avere almeno queste tre fasi. La prima, che è quella di guardare. Quindi è impossibile progettare un'interfaccia senza andare sul contesto, sul luogo di lavoro e vedere come le persone le usano, senza farsi raccontare come le usano, perché spesso ognuno di noi fa delle cose in maniera automatica. Se chiedo a ognuno di voi chi è venuto qua oggi in automobile, ok, vi ricordate tutte le marce che avete messo? Impossibile. Tutte le volte che avete schiacciato la frizione? Impossibile. Probabilmente dite, ma chi mi ha portato qui? Vi ha portato il vostro pilota automatico. Se noi chiediamo a voi di raccontarci cosa avete fatto, noi probabilmente riusciamo un po' a decifrare questo pilota automatico che altrimenti diventa una black box. Perfetto. Detto questo, poi bisogna anche andare nella fase della comprensione, quindi cercare di quello che si è visto, decifrarlo, perché alla fine devono diventare informazioni utili alla progettazione. In questo caso ritengo che qui unire questo tipo di informazioni raccolte e insieme a unirle alle norme ci permette che prima della fase making andiamo a integrare informazioni che consentono di progettare sicuramente in chiave ergonomica. Quindi qui potrebbe essere il momento in cui ci sediamo al tavolo e capiamo cosa vuol dire progettare un'interfaccia. È molto difficile progettare in questo modo. Perché? Perché il nostro cervello non è fatto per lavorare così. Dobbiamo costantemente passare dalla parte astratta, dove
siamo creativi, alla parte concreta, dove guardiamo le norme, dove guardiamo i costi, e continuiamo a fare questo switch. E questo switch è contro natura. In più dobbiamo anche continuare a lavorare, che con una parte del cervello cerchiamo di capire le cose costantemente, con l'altra dobbiamo creare. Lavorare su questa mappa è molto difficile e richiede di imparare quattro modi di lavoro diversi che poi devono lavorare in maniera sequenziale, a volte in maniera parallela ad altre. È impossibile farlo anche da soli, perché ormai per progettare un'interfaccia servono tantissime competenze e nessuno da solo è in grado di averle tutte. Progettare un'interfaccia vuol dire anche progettare quella che si chiama user experience, cioè l'esperienza che io farò con l'interfaccia. L'interfaccia non esiste da sola, io non ho mai visto un'interfaccia, anche il cellulare alla fine che è un'interfaccia, è l'interfaccia 100%, è l'unico prodotto che è 100% interfaccia, comunque è un cellulare. E quindi quello che devo riuscire a capire è l'esperienza di utilizzo all'interno della quale io userò il prodotto, per cui sarò costretto in qualche modo a usare l'interfaccia. Il paradosso dell'interfaccia, e mi fa piacere che le norme si stiano muovendo in questa logica, è che una componente che più o meno pesa il 10% di tutto quello che può essere una macchina, e nel caso di una macchina industriale forse è l'1%, però è la cosa più importante, perché se non c'è quella parte lì, ormai non riusciamo a comunicare e a fare quello che dobbiamo fare. Quindi bisogna tener conto dell'utente, bisogna tener conto di tutti quelli che sono i vincoli progettuali, ma bisogna tener conto anche che alla fine c'è sempre un commerciale che questa macchina deve venderla a qualcun altro, che si chiama ufficio acquisti. E le logiche sono sulla base di quali logiche l'ufficio acquisti compra. Chi compra non è detto che utilizza, anzi quasi mai. Quello che utilizza ormai gliel'hanno comprata. E l'unica cosa che può farsi è lamentarsi se gliel'hanno comprato un certo figlio. Quindi bisogna considerare tutti gli stakeholder, quindi tutto il processo, tutta la filiera del valore, e andare a identificare come l'interfaccia, che non deve essere progettata solo per l'utente, ma deve essere progettata per tutta la filiera, in maniera che ognuno ci trovi un vantaggio. Le interfacce in più devono tener conto di una cosa. E finché non saranno completamente gestite dalle macchine, dovranno interfacciarsi con un essere umano che sia la dimensione fisica, sia la dimensione cognitiva, ma soprattutto abbiamo la dimensione emotiva. E quindi noi con queste interfacce un po' ci dobbiamo divertire, perché altrimenti saremo pochi ingaggiati. E capisco che una figura, un ragazzo di 25 anni, che sa che la macchina più o meno fa tutto quello che vuole, dice: vabbè, ma io qual è il mio ruolo qua? È solo spostare un pezzo da qui a lì, e quindi fa tutto lei. È logico che non sono motivato anche solo a muovere un neurone verso far fatica per capire qualcosa. Ma se io trovo delle strategie per coinvolgere la persona, questa persona sicuramente avrà un'interazione. Oggi è impossibile progettare solo sulla carta, un tempo si riusciva. È quasi impossibile progettare sulla carta, anche perché abbiamo più device e quindi anche lì cambiano completamente le regole dei colori, delle dimensioni. La stessa interfaccia può essere utilizzata da almeno 4-5 interfacce diverse che a livello fisico si cambiano. Per quanto riguarda la progettazione, l'ergonomia ci dice che uno dei modelli ancora validi, nonostante abbia 20 anni, è il diagramma di Garrett, che è stato studiato per progettare i siti, e non è un caso che a distanza di 20 anni questo sia un modello molto utile oggi per progettare le interfacce industriali, perché quasi tutte le interfacce stanno diventando o sono già web-based, e quindi comunque noi qualsiasi interfaccia vediamo, la colleghiamo e la paragoniamo a un sito o a un'app che abbiamo sul nostro cellulare. E quello diventa un po' la nostra sfida, quindi il vero competitor dell'interfaccia industriale è l'interfaccia d'uso comune. Per far questo bisogna lavorare in gruppo, stanno nascendo delle competenze che prima non c'erano, che automaticamente creeranno problemi che adesso non ci sono, e quindi richiederanno norme che adesso non pensiamo neanche che servano. La cosa importante è che c'è un elemento che si prende poco in considerazione, perché tutti sono concentrati sulle interfacce, sui tasti, sui colori, ma
manca oggi, c'è una lacuna importantissima, che nessuno progetta i contenuti. Cioè alla fine le interfacce sono fatte perché ci sono delle informazioni che devono girare e c'è tutta una nuova prospettiva, perché logicamente è inutile fare un'interfaccia se poi non c'è qualcuno che progetta i contenuti che vanno nell'interfaccia, e questo sarebbe un altro tema e un altro capitolo fondamentale. Poi arriva tutta la nuova discorso legata alle tecnologie. Qui abbiamo la tecnologia della realtà immersiva che crea un ostacolo tra noi e la realtà, perché mettendo questo visore noi entriamo in un mondo che non esiste, totalmente virtuale, e perdiamo completamente ogni rapporto con la realtà esistente. Però ci iniziamo a muovere in una realtà che è stata progettata apposta. C'è un'altra tecnologia, che è quella invece della realtà aumentata, che ci permette di avere, essere ancora in contatto con la realtà, però avere dei contenuti e degli elementi digitali che possono sovrapporsi. In questo caso questa tecnologia in ambito industriale è già utilizzato e porta tutta una serie di vantaggi, perché appunto ho dei contenuti che non avrei, che possono arrivare nel momento giusto per aiutarmi a utilizzare macchine, e quindi di solito è fondamentale in ambito industriale usare questa tecnologia per tutti quelli che sono i feedback, per continuare a dare informazioni all'utente in maniera di tenerlo sempre nella soglia di veglia. Questo è per dire che abbiamo davanti un decennio abbastanza sfidante sulle nuove tecnologie, e si sono mossi i colossi, quindi nel giro di 5 anni arriveranno anche in ambito industriale queste tecnologie. Tra qualche anno usciranno anche gli eyeglass, che rivoluzioneranno un po' il mercato consumer, e questo è per dire che comunque progettare l'interfaccia oggi per noi ergonomi, la nostra sfida che abbiamo davanti è che non basta più progettare le interfacce, perché un tempo bastava disegnare un display e qualche icona, oggi invece bisogna conoscere come funzionano i processi aziendali e tener conto che l'interfaccia entra all'interno di quello. Ci sono 3 modelli mentali che noi abbiamo e che utilizziamo per progettare e anche in generale per gestire un contesto, che sono il primo, che è quello che è il modello classico del business, che mette il business al primo posto, la persona come mezzo per raggiungere il business e la tecnologia come conseguenza. Noi, quando facciamo questo discorso legato alle interfacce, siamo nel tema dove mettiamo la persona al centro, la tecnologia è sempre un mezzo, e quello che diciamo è che se tutto è fatto bene, il business diventa una conseguenza, ma non ci credono in tanti per il momento. Per far questo bisogna avere anche la capacità di muoversi con degli approcci sia verticali che orizzontali, e quindi il concetto è che ormai gli approcci di design devono tener conto anche degli approcci sistemici. Però, visto che abbiamo poco tempo, andiamo sul caso studio per capire come tutta sta roba arriva a terra. Questa è una macchina di questa azienda che si chiama Morgan Tecnica, è una macchina per taglio dei tessuti. Abbiamo praticamente, è una macchina composta da più elementi, un elemento che serve per caricare i tessuti sulla macchina, uno stenditore che mi permette di stendere le matasse, che sono matasse alte così, dove magari ci sono anche 40-50 livelli di tessuto, e poi abbiamo la macchina da taglio che mi taglia tutti i tessuti che poi vanno in sartoria, e in sartoria le sarte confezionano il vestito. Andiamo abbastanza veloci. Ok. Quando siamo dovuti intervenire, questa era l'interfaccia della macchina, era una macchina che teneva conto di tutte quelle che erano le funzioni, una macchina molto complessa. Anche qui avevamo tutto il discorso delle norme, perché avevamo i tasti e noi designer volevamo cambiare tutta una serie di cose, ma era impossibile, perché quindi alcune cose abbiamo dovuto tenerle e accettarle. Abbiamo fatto degli studi, quindi siamo andati a studiare, a visitare le aziende, e abbiamo visto come venivano praticamente utilizzate le macchine, sono state fatte le interviste, sono state fatte le osservazioni sul territorio, nel contesto, e poi da qui abbiamo iniziato a tirare fuori delle idee. E abbiamo visto quali che erano le aree di miglioramento, le funzioni più utilizzate,
E abbiamo visto che c'è un'operazione fondamentale, cioè ogni volta che inizia una commessa, bisogna prendere praticamente la matassa, caricarla sulla macchina e dire alla macchina che matassa si è caricata. Se la macchina non ha queste, dopo la macchina fa quasi tutto lei, ma se praticamente non ha questo input, praticamente il processo industriale non inizia. E abbiamo verificato che per fare questo c'era bisogno di fare un settaggio che durava circa 20 minuti. In industria 20 minuti sono tantissimi. Quindi quello che abbiamo fatto è che abbiamo iniziato a studiare altre interfacce, sono tutte interfacce non industriali, perché abbiamo cercato di capire quella complessità che noi troviamo comunque nelle interfacce di tutti i giorni, come altri l'hanno risolta. E siccome nel design non si inventa mai niente, ma c'era un professore che diceva che si smonta e si rimonta cambiando significato a quello che si è rimontato, no? Quindi è molto importante capire come smontare il lavoro fatto dagli altri, capire cosa hanno fatto e poi sostanzialmente adattare. Quindi, da tutta una serie di analisi, andiamo a definire i primi concept. E qui escono le prime cose interessanti. Cioè, le prime cose interessanti sono che forse c'era un modo diverso per dire alla macchina qual era il tessuto e quanto era grande il tessuto da caricare. Vado molto veloce. Questo per farvi capire la complessità del taglio che c'è una volta che la macchina taglia. E qui ci sono tutte le schermate, tutte le grafiche. Vado avanti abbastanza veloce perché voglio portarvi a questo. Questo è stato praticamente una funzione che noi ritenevamo super banale, perché praticamente l'abbiamo scopiazzata da quello che succedono sui cellulari, che però praticamente ha rivoluzionato non solo questa macchina, ma proprio il settore e il mercato. È un elemento col quale io all'inizio prendo il mio ditino su un touch, lo allargo, mentre lo allargo la macchina mi dice la dimensione, finché arrivo alla dimensione, quando lascio la macchina ha finito e si è settata. Quindi praticamente in 10 secondi ho sostituito il lavoro di 20 minuti. Fatto questo, schiacciamo un tasto e la macchina parte. Da qui poi queste sono tutte le altre schermate e vabbè, dopo non andrei nel dettaglio di tutto. Questo per dire che probabilmente quello che va un po' fatto è arrivare a unire quella che è la progettazione di interfacce che noi oggi utilizziamo tutti e portare gli approcci che milioni e milioni di persone tutti i giorni utilizzando interfacce hanno chiesto a chi produce interfacce di migliorare e prendere questi trick, questi trucchi e metterli sulle interfacce industriali rispettando le normative. Grazie.